Nel 1920 il pubblico di Novara conobbe Ariclea Darclay. Darclay era una dei soprani di agilità drammatici più importanti della sua epoca, sicuramente una delle più belle. Tanto bella che si diceva, forse malignamente, forse no, che Giacomo Puccini avesse scritto la famosissima aria di Tosca, Vissi d'arte, pensando proprio a lei. Chiaramente fra i due non c'era probabilmente solo un legame artistico, ma forse qualcosa di più. Ma questi sono gossip. La cosa importante è che Ariclea Darclay passò anche da Novara, però passò da Novara non in veste di soprano, come era stata. Come si era resa famosa in tutti i teatri del mondo fino agli inizi del Novecento, ma come cantante d'operetta, era sostanzialmente il lato B della sua carriera. Ariclea Darclay era nata in Romania e morì poi in povertà nel 1939, molto anziana, tanto che il municipio di Bucarest dovette organizzare i funerali della grande cantante, una grandissima cantante che però, avendo vissuto così a lungo, attraversando veramente epoche diversissime del teatro, non fece in tempo a costruirsi una serena pensione.